possiamo non iniziare se non da Giacinto Platania, che è stato il capostipite della pittura in Acireale. E naturalmente il quadro che vediamo è di Santa Venera, che è patrona di Acireale, ma che è anche patrona dell'Accademia. E il quadro presenta la classica iconografia che troviamo in tutte le chiese di Acireale, la santa che tiene la croce in una mano e poi la palma con tre corone nell'altra mano. Le tre corone rappresentano il triplice martirio. E dopo Giacinto Platania, il suo grande discepolo, il Paolo Vasta, di cui qua vediamo la Rebecca al Pozzo, si può considerare il continuatore della scuola del Platania, ma un continuatore educato altrove, perché avvertiamo nelle sue opere il senso di una pittura aperta, che a quel tempo significava una pittura barocca. Questo è il ritratto di Pietro Barrabini, realizzato da Matteo Ragonise. Ci mostra un nobile acese del Seicento, diciamo pure in pompa magna, che vuole indicare allo spettatore la forza, la potenza del suo casato, nonché della sua cultura. Al Barrabini si deve in Acireale la chiesa di San Camillo, che sarà poi affrescata da Pietro Paolo Vasta, con uno dei cicli più belli del Vasta. Ci troviamo di fronte a due tele di Antonio Catalano. Antonio Catalano era messinese, Antonio Catalano il Vecchio, e ci dice di una cultura figurativa acese che non dipende da Catania, che non è legata a Catania, ma è legata a Messina. Dal punto di vista artistico, in quel momento, nel 600-700, Messina è molto vicina all'ambiente acese. Pensate che nella cattedrale di Acireale dipingeranno i fratelli Filocamo, che sono messinesi. Quello che qui vedete è il martirio di Santa Caterina di Alessandria. È interessante perché viene da Taormina e faceva parte di una predella che è stata poi divisa. La Madonna orante è sempre di Antonio Catalano ed è una delle cose sue più belle, per la leggerezza del tocco, per la finezza del dipinto. Le tre tele che vediamo in alto e le due alla mia destra sono degli stendardi che venivano portati in processione per la Pasqua e sono opere di aiuti e collaboratori di Vasta. Infatti appartengono alla cosiddetta scuola vastesca, che ebbe in Acireale numerosissimi proseliti. Le opere sono interessanti da un punto di vista storico, non saranno dei capolavori, però esse rappresentano l'unica testimonianza che noi abbiamo delle processioni che avvenivano nel Settecento in Acireale. Thank you.
fronte al sacrificio di sacco di Antonino Filocamo. Filocamo lavorò a lungo in Acireale, nella cattedrale dove abbiamo degli affreschi. In questo sacrificio di sacco la rappresentazione è quanto mai drammatica, perché il padre, l'angelo e l'agnello che formano un cerchio racchiudono il personaggio di Isacco bendato che sta per essere ucciso, sta per essere sacrificato, per meglio dire, e l'angelo blocca la mano del padre. È una rappresentazione quanto mai drammatica, tipica della mentalità del Seicento.